Vincenzo Ferrara, presidente dell'Avis comunale di Tropea. La tua associazione oggi compie 20 anni, un grosso traguardo. Sì, oggi facciamo 20 anni di vita associativa, nata proprio il 4 luglio 2004 grazie al nostro socio fondatore che è Giuseppe Russo. E stasera abbiamo pensato di festeggiare insieme a Tropea, alla cittadinanza, a tutti i nostri donatori e donatrici e volontari, ed è un grazie che rivolgiamo alla città di Tropea e ai comuni limitrofi, perché noi come Avis Tropea, in quanto sede fisica Tropea, raccogliamo tutti i donatori dei comuni di Trapia, di Spilling, di Ricadi, di Zaccanopoli, e stasera saranno presenti qua i sindaci dei comuni che hanno patrocinato l'evento, insieme al presidente della Proloco di Tropea, Anna Maria, e al presidente della Proloco di Ricadi, Vincenzo Paparatto. Grazie anche alla direzione sanitaria dell'ospedale di Tropea, che è stata sempre molto vicina anche all'Avis, e il dottore Barbuto, che è il dirigente facente funzione, che sarà stasera qui con noi. È un'occasione da non perdere, sono 20 anni di Avis e siamo cresciuti. Siamo arrivati ad oggi ad avere circa un 250 soci attivi, da 5-6 che erano nel 2004. La media di sangue, di sacche di sangue che raccogliamo ad oggi è intorno alle 300 sacche. Facevamo anche dei picchi più alti negli anni, siamo scesi un pochettino, ma speriamo di riprenderci.